Siamo a Ferrara in occasione di un importante incontro scientifico rivolto ai farmacisti della SIFO, soprattutto i più giovani, per parlare delle nuove professionalità legate alla farmacia clinica. Al professor Nicola Montanaro, coordinatore della Commissione regionale del farmaco, abbiamo chiesto quali sono i principali progetti sull'uso dei farmaci implementati nella regione Emilia-Romagna. Professore, quali sono i principali progetti già avviati e in cantiere legati al buon uso dei farmaci attuati nella sua regione, che è l'Emilia-Romagna? Posso riferirmi ai progetti guidati o promossi dalla Commissione regionale del farmaco o più in generale dal servizio politica del farmaco dell'assessorato regionale. Quindi da un lato ci sono documenti di indirizzo, linee guida elaborate da gruppi di professionisti collegati alla Commissione regionale del farmaco per l'uso per esempio dei biologici nella psoriasi piuttosto che nell'artrite reumatoide, nell'uso nella promozione dei generici e dei biosimilari in particolare. Questo è un lato. Dall'altro, e soprattutto per l'area dei farmacisti, a cui io con dispiacere non appartengo, però è tutta una serie di studi e indagini di farmacovigilanza, quindi sulla sicurezza dei farmaci e sull'uso appropriato dei farmaci in ambito dell'ambito dei farmacisti ospedalieri e territoriali. Ci può fare qualche esempio di qualcuno di questi progetti di farmacovigilanza? Di farmacovigilanza nell'ambito dei farmaci nelle case protette, uso delle terapie multiple negli anziani, in modo da arrivare poi a dare indicazioni per la semplificazione della politerapia. E questi già, questo paio d'esempi vi danno l'idea di in che direzione in genere si va, in cui il ruolo dei farmacisti è prevalente perché indagano sull'uso appropriato dei farmaci attraverso le prescrizioni e attraverso i consumi. Ecco, come vede l'incontro di oggi sull'evoluzione e la diversificazione del ruolo del farmacista ospedaliero? Sì, ho visto sia dal programma anche della giornata di ieri che dal programma di oggi, che vi è una serie di diversificazioni in diversi filoni, che rispetto alla quale bisogna, secondo me, porre un governo, nel senso che va benissimo che non ci sia genericamente un farmacista, come si è detto oggi, un po' tuttologo, però è anche vero che non deve cristallizzarsi in un unico ruolo e quindi mantenere dei contatti e un'interdisciplinarietà tra settori e non solo, ma anche con altri professionisti clinici o altri.